Ragazze, benvenute su un nuovo video di Mondo Cosmetic. Allora, oggi vi nuovo video recensione su un nuovo prodotto per le labbra. Vi parlo in particolare della matita lucida labbra di Shaka. Allora, vi dico subito, ero indecisa se fare questa review perché ho visto sul sito che cioè io non riesco a trovare più questo prodotto sul sito. Ma allo store io l'ho visto, per cui ho pensato prima inizialmente che fosse stato ritirato, però poi quando sono andata allo store l'ho visto, per cui ho detto la faccio ugualmente la review perché non ce ne sono tantissimi online di review su questo prodotto, ma secondo me vale la pena farci un pensierino. Allora, vi dico subito, il costo è di 3,99 euro circa, ricordo più o meno. E dura 24 mesi dall'apertura ed è una matita appunto lucida labbra molto pigmentata di questa azienda Shaka che io acquisto alla OVS. Vi dico subito che è un prodotto da 1 inch, da quello che io ho capito, che ho letto in giro, perché sapete che io non sono una grandissima esperta di inci, però da quello che ho visto è diciamo quasi perfetto, perché non ha paraffina, non ha lanolina, non ha parabeni, quindi insomma è veramente un prodotto buono sotto il punto di vista di inci, ma vi dico la verità, è veramente un buon prodotto anche in termini di finish, durata, veramente ottimo. Allora, io adesso lo metterò per farvi vedere un pochino il colore. Ah, io ho il numero 12 Deep Fucsia, non so se si vede, eccolo qui, vabbè, non so se si vedrà. Comunque, il Deep Fucsia numero 12 ed è questo appunto fucsia molto brillante perché all'interno ha dei micro glitterini. Fatemi vedere se riuscite a vedere. Comunque è veramente buono. Lo applico velocemente, ma non, perdonatemi se verrà male, ma lo faccio direttamente, diciamo così, e poi vi parlo meglio. Prossima volta prendo uno specchio. Adesso giusto per farvi vedere. Quanto è brillante. Perdonate le sbavature, però appunto, veramente non. Allora, un colore molto brillante, ma non particolarmente, diciamo, fastidioso e proprio effetto gloss o cose del genere. Allora, dimentichiamo, perché io quando ho visto il matitone lucida labbra ho pensato subito, perché poi sotto dice lip gloss pencil, per cui l'ho subito associati quando li ho visti la prima volta ai lip gloss, quelli là della Kiko di cui ho fatto la review. Dimentichiamoci, diciamo proprio, i due prodotti sono completamente differenti. Questo qui in realtà è proprio un finish tipo rossetto. Ora vi ripeto, perdonate come vedete insomma l'applicazione perché è fatta un pochino da lontano, però è molto pigmentato, si stende benissimo, è molto pratico, dura tantissimo. Allora io ho fatto una sorta di prova su strada che se volete questo genere di video fatemelo sapere, li faccio volentieri, mi piacciono tanto. Ho fatto una sorta di prova su strada, per cui l'ho messo un giorno che avevo diciamo, un evento importante, l'ho messo e sono stata tutto il giorno fuori, dalla mattina fino alla sera, in giro pioveva, con la metro, ho mangiato fuori, ho bevuto fuori e quindi insomma sono stata tutto il giorno fuori, questa matita non si è mossa. Quindi non è andata in giro senza mettere né primer né matita in colore, quindi per sigillare insomma gli esterni del contorno labbra. Non è andata in giro. Ovviamente a sera non era così perfetto come quando lo mettiamo la mattina, magari al centro era andato un po' via perché comunque bevendo e mangiando ovviamente sbiadisce, però vi posso assicurare
che è durato tutto il giorno, almeno sulle mie labbra. È vero che io ho una tenuta del trucco abbastanza buona di mio, senza dover per forza applicare diciamo, dei primer o comunque prodotti o strategie tipo la cipria con la velina. Quindi veramente mi è durato tutto il giorno, è rimasto luminoso, il colore è rimasto pieno. Figuratevi che nella metro una mia amica, insomma, che era con me e che sa che io faccio comunque, indosso spesso dei prodotti per provarli, mi ha chiesto che cosa avevo sulle labbra perché appunto aveva visto che non si era mosso tutto il giorno. Quindi io ritengo che sia un prodotto fantastico da comprare assolutamente se si va da OVS. Io ho qualche altro colore, però mi andava di farvi vedere questo perché, essendo un colore così bello vivo, così bello acceso, vi rende proprio bene l'idea di quello che io intendo dire. Cioè, vedete che comunque è luminoso, però non ha l'effetto gloss. Non va via subito come matita, ma si fissa bene. Tant'è che io, quando sono tornata a casa quella giornata, io sono andata a vedere se era in realtà un prodotto appunto studiato per durare tutta la giornata. Invece no, il che mi ha meravigliata perché è semplicemente una matita lucida labbra, quindi niente di particolare. Vi ricordo che Shaka comunque è un'azienda italiana e appunto è distribuita almeno qui a Napoli, ma mi sembra di aver visto sul sito che comunque è distribuita o negli store diretti Shaka oppure solo tramite OVS. Quindi se ci andate e le trovate, fateci un pensiero veramente perché sono secondo me molto valide, molto molto valide. Tra l'altro hanno una particolarità molto bella che non seccano le labbra, non vi danno fastidio e tra l'altro almeno a me non hanno creato neanche una pellicina. Quindi io sono arrivata a sera. È vero che non è una formulazione long lasting, però è vero anche che quando avete tutto il giorno comunque un rossetto o una matita sulle labbra, tende comunque a un certo punto fare delle pellicine perché ovviamente le labbra non respirano come dovrebbero. Io non so se è dovuta alla formulazione, che comunque da quello che ho capito è verde, per cui le labbra non hanno dei componenti che vanno ad ostruire comunque i pori dal quale insomma poi respirano, però comunque non mi ha fatto pellicine, non ho avuto la sensazione di secchezza, non mi dava fastidio, non mi dà fastidio mentre parlo, mentre mangio, non ha un sapore, cosa che io odio in alcuni rossetti, questo sapore, questo retrogusto del prodotto è una cosa che io odio perché io non amo assolutamente sentire niente come sapore in bocca quando indosso un cosmetico. Anche perché secondo me significa, almeno a mio avviso sarà anche una cosa stupida da parte mia pensare questo, però per me è sinonimo del fatto che comunque all'interno ci sia qualcosa che non va, perché altrimenti non dovrei sentire sapori. Comunque, vi dico veramente che è stupendo secondo me, quindi non potevo non farvi la review anche perché ho visto che è uno di quei prodotti che online su YouTube, insomma, ci sono alcune ragazze che con i blog hanno fatto comunque un piccolo articolo dedicato al prodotto, ma secondo me non ha l'importanza che deve avere questo, soprattutto considerando il rapporto qualità-prezzo, perché 4 euro veramente secondo me non è nulla per un prodotto del genere. Quindi niente, io spero che questa review vi sia stata utile. Come al solito, se avete delle cose da chiedermi, io sono come al solito a vostra disposizione. E niente, per qualsiasi cosa contattatemi. Spero, di nuovo ve lo dico, che sia stato un video interessante. Vi mando un bacio grande. Ciao, al prossimo video!